Marietta, sei proprio la ragazza più bella del mondo. Ti amo. Signore, signore, svegliatevi, avanti, è ora di alzarsi, signore. Aspetta, dolcezza, lasciami ancora qualche minuto. Buona giornata. Però, come sei cambiata? Ma che cosa ti è successo? Buongiorno, caro giovanotto. Mi chiamo Bonacieux e sono lo zio di Giulietta. Oh. Visto che preferite continuare a dormire, vi porterò la colazione dopo. Ehi, ma dove mi trovo? Eh? Davvero non sapete dove vi trovate? Ma è già chiaro. La notte prima, il caso lo aveva portato proprio davanti all'abitazione della sua adorata Giulietta e, senza saperlo, dopo aver fatto un buon bagno rilassante, D'Artagnan ci aveva passato tutta la notte. Mia nipote mi ha raccontato tutto quanto. Potete fermarvi qui da noi per tutto il tempo che volete. Molte grazie, io mi chiamo D'Artagnan. Giulietta mi ha pregato di servirvi perché lei ha dovuto andare a palazzo. A palazzo? Ma credevo che lo sapeste. Giulietta è la dama di fiducia di Sua Maestà la Regina. Adesso capisco perché il suo modo di fare è così raffinato. Dai, seguitemi! Ho visto da me! Forza! Forza! Muoviti! Corri, corri! Veloci! Sì, ho messo! Seguitemi! Perdonatemi, ma devo proprio scappare. Avete per caso paura? Devo correre perché le risse da strada sono il mio spettacolo preferito e non ne perderei una per tutto l'oro del mondo. Ah, il suo spettacolo preferito. Ehi, aspettatemi! Ti prendiamo! Ma che cazzo! Ma vattene via! No! Ah, allora devo proprio finirti, eh? Ti faccio vedere io come sa tirare di spada una guardia del cardinale. Il moschettiere e le guardie del cardinale non scorre certo buon sangue. Perché non mi lasci vivere in santa pace? Io non vorrei mai farti del male. Fare del male a me? Tu hai soltanto una bella vita. Coraggio, sfodera quella spada. Se gridi ancora un po' sprecherai tanto fiato per niente. Ti restano molte ossa da spiluccare prima di riuscire a vincere Athos. Athos? Oh no, sono perduto. Athos è riconosciuto come il più forte tra tutti i moschettieri. Oh, inizio! Ho la netta sensazione che non ti stia molto a cuore la tua pelle. Vuoi metterti in guardia oppure no? Ma perché mai? Quest'arma mi sarà sufficiente. Che fanfarone! Ma perché insisti? È più forte lui di 10 tori scatenati. Ti faccio vedere io! Questo mettetevi a riposo! Che cazzo? Oh,
uomini non sono più degni di appartenere al mio corpo di guardia, Vilimer. Non intendo rivederli mai più, hai capito? Sì, vostra eminenza, me ne occuperò personalmente. Non è tanto importante che sfidino i moschettieri di Treville, ma non sopporto il fatto che non li battano, perché la gente non ride di loro, ma ride di me. Ascolta bene, Vilimer, ho intenzione di far sparire per sempre il corpo dei moschettieri. Credo di indovinare i vostri pensieri, vostra eminenza. Quando tutto questo succederà, il vostro corpo di guardia diventerà quello di sua maestà il re. Vi sto forse sbagliando, vostra eminenza? Non ti sbagli. E per farli sparire per sempre bisogna che il popolo inizi ad odiarli e che il re non si fidi più di loro. Esattamente, hai già in mente un piano. Sì, vostra eminenza, ascoltate. Che gran lottatore, che potenza possiede quell'Athos! E pensate che non lo avete nemmeno visto battersi con la spada, è formidabile! Solo i suoi migliori amici possono competere con lui. Ormai sono davvero famosi a Parigi e tutti li conoscono come i tre moschettieri, Athos, Porthos e Aramis. Ah, basta, non credo che sia impossibile. Lasciatemi passare! Naturalmente, signore. Tu? Quel cavaliere era Porthos. Beh, l'avete scampata proprio bella. Oh, sì. Non vi ucciderò, però mi dovete consegnare quello che portate addosso. Sì, signore. Mi chiamo Porthos e vi sto solo chiedendo un piccolo contributo a favore dei tre moschettieri di sua maestà. Porthos? Non posso crederlo. Fermatevi! Ma non vi vergognate, Porthos. Siete solo un volgare ladruncolo. Come osi insultare un moschettiere? Un moschettiere no, ma voi sì. Ti darò una bella lezione. Somiglianza straordinaria. Potrei giurare di aver visto il mio amico Porthos. Avete visto passare un uomo di qui? Sapete dirmi che direzione ha preso? Sono desolato, ma non posso esservi di aiuto. Ero assorto nella lettura della Bibbia e non ho visto in che direzione è andato. Era un ladro. Pochi minuti fa quel codardo ha cercato di aggredire e derubare con la spada due dame. Vi prego, provate a ricordare. E ha fatto del male alle due dame? No, signore, sono arrivato giusto in tempo per evitarlo. Molto bene, voi avete compiuto un'opera buona. Ma niente di speciale, ho soltanto fatto il mio dovere. Va bene, allora tutto è a posto.
Sicuramente il Signore offrirà a quel bandito una possibilità per pentirsi. Perché non pregate con me per il suo pentimento? Mi spiace, ma non ho tempo. Oh, Signore, perdonate tutti i peccatori di questo mondo. Amen. Vi assicuro che prenderò quel ladrone. Ormai so come si chiama. Il suo nome è Porto. Ma come? Santo cielo. Porto sei un ladro. Non è possibile. Vi ringrazio a nome dei moschettieri. Il mio nome è Porto. Alto là! Eccolo lì, ancora lui. Aiuto! Aiuto! Questo è proprio troppo. Chiamarsi Porto. Come? Davvero, Portos, vi aggredite per derubarvi. Sarà un vero piacere arrestarlo, eh? Sì. Presto, venite con me. Quel Portos? Nessuno potrà mai crederci, Porto sul ladro. Avanti, confessate che vi siete solo addormentati e ve lo siete sognato. Athos! Athos! Athos, la guardia del cardinale, la guardia! Cosa succede? Stanno per arrestare Porto. Hanno sporto denuncia contro di lui e pare che abbia commesso diverse rapine. Chi? Lui? Adesso siete convinto? Noi stiamo perdendo tempo nelle spiegazioni e gli altri ci hanno già preceduto. Avvisa il capitano, questa faccenda è molto seria. Spero proprio che non si tratti di un bello scherzo, anche se mi piacerebbe che lo fosse. Devo assolutamente fare qualcosa prima che la situazione precipiti nel disastro. Athos, non vi permetterò di aiutare Porthos a scappare. Lasciami. Vi sentite bene? Perfetto, Bone. Il mio piano comincia a funzionare. Ti faccio i complimenti. Io ho terminato il mio lavoro. Il resto lo faranno gli altri. Sta lontano da Parigi per un po' di tempo. Tieni, questo è per te. Aspettate un momento. Vorresti ostacolare il corso della giustizia? Voglio solo chiedervi un piccolo favore. Lasciate che sia io a battermi con lui. Ho dei conti in sospeso. D'accordo, andate pure avanti. Noi altri vi seguiremo. Sì, ma continuiamo a cercarci. Da questa parte, via. Eh? Aspettatemi! Mio fedele buon amico Athos, non c'è alcuna ragione, ma se anche ci fosse non farei una cosa del genere. Lo so, però c'erano tante persone che... E ancora quel ficcanaso. Aspetta, mi occupo io di questa faccenda. State commettendo un errore di cui vi pentirete. No, non c'è nessun errore. Io sono testimone. Non potete far altro che restituire il denaro rubato. Vi consiglio di pensare meglio a quello che dite. Mi accusate di rapina, ma io sono innocente. Non ho mai rubato niente a nessuno. Come osate definirvi innocente? Coraggio, confessate una volta per tutte. Non sto scherzando, io sono innocente. Non potete ingannarci. Sappiamo bene che siete colpevole. Silenzio! Vi dico che non sono stato io. Giurate sul vostro onore di cavaliere che non state mentendo. Giuro sul mio onore di cavaliere che sono innocente di ciò per cui mi accusate. Tu non sei un cavaliere, sei un criminale, sei un avanzo di galera. Calmati. A me non la dai a bere, dai. Non voglio farti del male. Avanti, diamogli tutti addosso, presto. Aspettate.
State commettendo uno sbaglio che rimpiangerete amaramente. Vi assicuro che Porthos non è capace di un atto tanto ignobile. Voi tutti sapete bene che Porthos è famoso per essere il più leale, il più generoso e il più buono di tutti i moschettieri, vero? Se stai cercando di difenderlo, verrai accusato come suo complice. Cosa? Stai commettendo una pazzia in nome della giustizia. Continua a battere testacci, coraggio. Fermi tutti, ponete le armi. E questo chi sarebbe, Aramis? Sei in ritardo, ti sei perso il divertimento. La sua uniforme mi ha ingannato. Era ora, finalmente l'hai capito. Dimmi, Aramis, è stato questo brutto ceffo a commettere i furti con la mia uniforme? Esattamente, però ha sbagliato il dettaglio delle piume. Queste sono molto più scure delle tue. Voglio guardarti bene in faccia, ladrone! Sei tu? Hai voluto vendicarti con me per il fatto di questa mattina? Non credo che sia questo il motivo. Allora si tratta di una cospirazione contro i moschettieri. Noi non ne sappiamo niente. Ci hanno mandato qui solo per arrestare Porthos. Può essere che loro non ne sappiano nulla, ma sono sicuro che questo ceffo invece sa tutto. Chi ti ha pagato? Parla. Per chi hai fatto questo lavoro? Io non dirò nulla. Guarda, quelli sono i nostri soldi. Oh cielo, è morto. Ditemi, Widmer, perché lo avete ammazzato? Già, perché? È molto semplice, perché così ha disonorato la guardia del cardinale Richelieu. Andiamocene, la questione è chiusa. Ma quello è l'uomo del bosco. Aspettate, siete stato voi a pagarlo. Ma che sciocchezze stai dicendo? Non sono sciocchezze, siete stato voi. Ti farò a pezzi, non ti permetterò di insultarmi così. Credo che lui stia dicendo così. La verità. Siete voi che state mentendo. La mia pazienza è giunta ormai al culmine. Uomini del cardinale, battetevi con onore! Vieni qui! Venite qui che vi prendo! Abbiate pietà di questo peccatore. Oh, non mi uccidete. Cosa? Che tu sia maledetto per mille volte. Assassino! Preso! Non la...
Oh, l'ho presa! È morta! Tutto bene, ragazza? È soltanto un piccolo graffio. Grazie a questo giovanotto. Come ti chiami? Chi? Io? Mi chiamo D'Artagnan. Molte grazie, D'Artagnan. Non dovete affatto ringraziarmi, signore. Sono molto desolato. Ho commesso un grave sbaglio. Vi prego di volermi perdonare. Addio! Quel ragazzo è davvero valoroso. Mi ha salvato la vita mettendo in pericolo la sua. Stavo per commettere una grave ingiustizia. È tutto per colpa di un impulso. Il nostro caro amico D'Artagnan stava per commettere un grosso sbaglio, ma siccome sa anche essere umile, riconosce i propri difetti, mentre Porthos, Athos e Aramis hanno conosciuto ed apprezzato le sue virtù.